oggi dai loro rappresentanti. Probabilmente il nome di Elizabeth Jane Holden Lane, detta Libby, significa poco o nulla per la maggior parte di noi. Eppure questa teologa di 54 anni, sposata, due figli, occupa un posto non trascurabile nella storia delle religioni in Europa. È stata infatti la prima donna a essere ordinata vescovo della Chiesa anglicana. La consacrazione è recente, parliamo del 2015, ma figlia di un evento dell'11 novembre del 1992. Quel giorno il sinodo della Chiesa anglicana apre al sacerdozio femminile e in qualche modo amplia ancora di più la distanza da Roma e dal Vaticano. Sappiamo che è stata una decisione dall'aspetto, dalla portata rivoluzionaria, benché all'interno della stessa Chiesa anglicana non sia stata priva di ostacoli e di difficoltà, ma sono i numeri oggi a fotografare la realtà e ci dicono che nel 2019 la Chiesa anglicana ha ordinato più sacerdoti donne rispetto agli uomini. Parlami d'amore.